Salve a tutti ragazzi e benvenuti, anzi bentornati in un nuovo vlog. Come state amici? Oggi come sempre vi voglio portare in una delle mie fantastiche avventure e come avrete sicuramente letto dal titolo, passerò 3 giorni a Milano insieme a Nico. Difatti abbiamo affittato un appartamento in modo da girare questa fantastica città. Poi ovviamente ci incontreremo con Marco e Buddy, andremo nei loro studi e mangeremo insieme. Saranno 3 giorni fantastici. Adesso sono le 8 di mattina, io mi sono svegliato 2 ore fa. Perché ero in ansia, perché io di solito mi dimentico le cose quando devo partire. Quindi mi sveglio ore e ore prima di partire per non dimenticarmi cosa a casa. Alle 9 ho il pullman per arrivare a Bergamo e poi alle 12 partirò col treno. Arriverò a Milano Centrale per l'una dove ci incontreremo con Nico. Direi che questo viaggio può pure cominciare. Ciao gatto. Saluta gatto. Non saluta. Ragazzi, è giunta la mia ora. Però no, non sto morendo, solamente partendo. È il momento di andare, ho salutato i gatti, tutto a posto, spero di non aver dimenticato nulla, quindi partiamo. Comunque sono davvero molto curioso di vedere Nico, perché l'ho visto solamente una volta effettivamente Nico. Questa sarà la seconda e non vedo l'ora di incontrarlo per poterlo picchiare finalmente. No, scherzo, ovviamente scherzo, forse. Mi sono fatto una bella camminata sotto il sole e finalmente sono arrivato alla fermata del pullman. Adesso sono in anticipo e devo aspettare tipo 20 minuti che arrivi il pullman. Mi sono messo bene all'ombra così non muoio di caldo. Io sono arrivato qua a Bergamo sano e salvo. Nico dovrebbe già essere sul treno teoricamente. Io adesso mi faccio un giretto con calma, vado a mangiare qualcosa, poi prendo il treno. Ovviamente sono voluto mangiare qua, ho preso i soliti McToast, vabbè, l'acqua. E per la prima volta ho preso anche la cheesecake alla fragola, non l'ho mai mangiata, secondo me è buonissima. È buonissima, cavolo. Non pensavo fosse così buona. Ho fatto un giretto, sono qua in centro adesso, facendo una pausa perché per i miei gusti ho già camminato troppo. Mi sono messo qua a fianco alla fontana, che è bella fresca. Adesso mi tuffo dentro. Bergamo è sempre bellissima, ma io non posso perdere altro tempo. Devo andare a prendere il treno per Milano e incontrarmi con Nico. Quindi andiamo subito a prendere il treno. Ragazzi, sono arrivato a Milano, però Nico è in ritardo di 30 minuti. Io devo aspettarlo qua in stazione. Ci vorrà un pochettino. Teoricamente Nico dovrebbe essere arrivato in questo momento, però non ne sono sicuro, almeno penso che sia lui. Lo sto aspettando qua, io non ho voglia di muovermi, quindi arriverà lui. E però mi dispiace, non vi mostrerò la sua faccia. O forse sì, chi lo sa. Io non vedo nulla, però, perché c'è il sole, però qua di fronte a me c'è un Nico. Sinceramente me lo ricordavo più bello. Nico saluta. No, non so se si sente perché ha la voce un po' lieve, è timidino. Però è arrivato finalmente dopo mezz'ora di ritardo da Napoli, è arrivato. Adesso andremo a mangiare. Io ho già mangiato un Mac, questo devo ancora Funziona mangiare. Google. Siccome Nico è strano e diverso da tutti, mi sta portando, perché lui vuole mangiare, un panino vegano. Io ho detto, ma cioè, ci do pizze, beh, panini normali. Dopo lo vedi, guarda che bello. Ma cioè, panino vegano ti mangia per forza. Che Non è perché è poi abbiamo vegano. cambiato strada 3 volte, non sai manco È dove stai perché è andando. colorato, pensa Fa ancora più male, ecco. Lo fai verde? lui. Non lo so. Lo fa verde. Allora, ci sono due novità. Una è che sta camminando da 3 km, non siamo ancora Ma non è arrivati. vero, è 10 minuti neanche. Siamo qua da 40 minuti a Quindi camminare. non sei abituato a camminare. Hai ragione. E due, Nico dice che forse potrebbe essere Non è chiuso. vero. Hai detto forse. È uno scherzo. E se fosse chiuso, lui non torna a Napoli. Nico ha avuto la geniale idea che per andare al nostro appartamento dovessimo prendere la metro. Abbiamo fatto 3 fermate. Nico, tranquillo, l'app non ti fa nulla. Stavamo morendo di caldo, stavamo soffocando dentro. Sei Per sottoterra? fortuna Come mi è fai? venuto l'idea geniale di scendere prima, perché lui doveva farsi altre 15 fermate prima di arrivare Vedi, non ora che all'appartamento. si lamenta. Invece io ho avuto la geniale idea di arrivare, di scendere a Castello Sforzesco, farci una bella passeggiata di 1 km nel parco e arrivare all'appartamento. Prima ti sei lamentato che era Con lunghissima. calma. Meglio che la metro morire di caldo. Cosa c'è di meglio di una passeggiata post panino vegano colorato?
Spero che ti stia sullo stomaco quel panino, davvero. Sbocco in faccia. No, ma non puoi dire questo in video. Ragazzi, non so dove cavolo siamo finiti. Nico ha detto che questa è la strada, anche se non sa qual è la strada. Non posso far vedere Nico, anche se è alla mia destra. 5 minuti di vlog dove ti lamenti della strada. Ma sei tu che non sai la strada, ci hai fatto perdere. Ma hai tu Google Maps. Puoi aprirla anche tu. Ho tagliato la parte. Perché non ci voglio aprire Google Maps. Meglio vloggare, parlare con voi, vero Nico? Ma ti ammazzo, guarda. Tanto non mi si vede mai mica te. Ah, ok. Ragazzi, c'era uno scoiattolo su quest'albero, io l'ho visto, dov'è? Eccolo lì! Guardate che carino che è! Non avevo mai visto uno scoiattolo! Che bello! Jimmy. Nico, zitto! Lo fai scappare! Jimmy! Jimmy! Sei bellissimo, Jimmy! Finalmente siamo arrivati all'appartamento. Dopo 25 minuti camminata, Nico sta girando, anche se non è molto grande, è una stanza con il bagno. Sinceramente Nico poteva impegnarsi più a trovarlo. Ma l'hai trovato tu? Sì, perché tu ne hai persi tre. Ne abbiamo trovati tre migliori, li ha persi tutti. Lasciamo perdere, è un'altra storia. Ne hanno rifiutati. Zitto te. Comunque adesso dormo, mi lavo, poi andremo in studio da Marchio Bar. Sto facendo un vlog, se tu stai zitto magari. Dopo andiamo, acceso il coso. Ciao, dopo. Ci siamo un po' rilassati, abbiamo posato le cose, adesso sono in giro col marsupio. Andiamo a fare un giro per Chinatown. Per la prima volta in vita mia sto provando un bubble tea. È buonissimo, poi ci sono le palline che esplodono in bocca, è fantastico. Io l'ho preso alla fragola con le palline di lampone, invece Nico l'ha preso al mango con palline di mela. Però il mio è... il mio decisamente più buono, cioè è fantastico. Ho detto un attimo fa che non ti piace il sapore. No, è strano, però è buono. Un attimo fa ha detto non mi piace il sapore. No, è strano il fatto. Sono buone le palline, non so cosa vuol dire. No. È strano il sapore, però è davvero buono. Siccome non sapevamo cosa fare, ci siamo fermati un attimo in un parco a riposare. Non ti sto inquadrando, tranquillo. Adesso abbiamo deciso di andare al negozio di... Non ti sto inquadrando! Abbiamo deciso di andare al negozio di Chiara Ferragni. Dovrebbe essere 5 minuti a piedi. Vogliamo andare a visitare un po', vedere com'è. Io voglio comprare le scarpe, le viste verdi. Me le compro anche a me? Peccato. Siamo arrivati al negozio di Chiara Ferragni. Nico non si vede, è andato dietro l'angolo. Adesso entriamo e gli compro un bel vestitino. Alla fine Nico non ha voluto prendere niente. Io che volevo comprare delle scarpette non mi ha lasciato Ferragni, mannaggia. Adesso io e Nico vogliamo provare questi cosi che in teoria se noi parliamo attraverso questi qualcuno nel panel sotto ci dovrebbe sentire. Adesso sto cercando di capire dove è andato Nico in modo da poter parlare con lui. Io penso che Nico sia altamente stupido, che ho provato in tutti, perché l'abbiamo visto qual è, l'ho visto lui in qual è, però non parla, lui è stupido, non mi sente. Ha parlato con un signore da solo e io non ho parlato con lui. Non riesco a capire dove cavolo, adesso vado giù a giaccarlo, mannaggia lui. Non so, io ho parlato con altre due persone e mi sentivo benissimo con tutti. Con Nico, l'unico qua è stupido, non funziona. Ho parlato con altre persone, con te non funziona. C'era una bambina che mi fa, guarda che è andato via. Cioè, non lo so. Ma aveva chiamato un signore per provare a parlare, ho funzionava. Capito, ma stavi parlando. Non mi rispondevi. Nico, vedi quel grattacielo lì? Ah, bello. È tutto mio. No, è tutto verde, mio. No, vabbè. Vedi quel latte qua sopra? È verde, mio. È mio? No, ci abito io là sopra. Scusa, devo fare la foto, ti devi? Ok, scusa, me ne vado. Io e Nico siamo arrivati finalmente a Monza, adesso ci... Sto facendo un po' di riprese movimentate. Ci stiamo dirigendo verso lo studio di Marco Baddi. Poi andremo a mangiare. È stabilizzato il mio telefono, Nico. Cosa hai detto? Ma ti riprendo, ti faccio vedere. È qua. Non ti prende. Arriva, Non ti prende. Ti prendo a schiaffi. Ciao, sono qua. Allora, Buddy, cosa ne pensi di Nico? Che la, qua davanti a noi. Allora, io penso che Nico e Loco stiano insieme. Non volevo dirlo a video, ma no, secondo me stanno insieme. Marci, cosa ne pensi? Marci, cosa ne pensi te di Nico? Allora, io voglio sfatare un mito. Bravo, ok. Nico e Loco
non stanno assieme. Grazie. Sono fidanzati da 2 mesi. Perché ridete? Non è vero. Oddio. Ma si gira, metto su pausa? Metto su pausa? No, il video continua. Ma non è vero. Tengo tutto io. Dai, Locco, ma di la verità. Mi avevi già detto che avete preso il matrimonio da poco. Ma che matrimonio, un minorenne? Ma cosa vuol dire un minorenne? L'amore. L'amore è stupido. L'amore da un po' di anni in mi faccio vedere un capello di Nico. No, dai, stai fermo. Guarda, questi sono proprio i capelli di Nico. No, 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 no. Aspetta. Quanto rischia? No, questa qui. No, questa che qui. Devo tagliare. No, non voglio, devo fare niente. Mi mando lo strike. Dai, ci avviciniamo. Se... Guardate, guardate, aspetta, aspetta. Oh, ciao. Aspetta. Dai, oh, ciao. No. Oh, no. Ciao. Oh, ciao. Ehi. Dove, dove? No, no, no. E lui? Sì, io dopo deve tagliare, si vede troppo. Ma non si vede niente della maglia. Si vede troppo, si vede troppo. Ciao Loco, che succede? Non è come sembra, in realtà Loco la... Aspetta, aspetta, aspetta. Tieni Marci. Appiccicagli questo. Possiamo andare? No, appiccicagli la guancia. No. Dai, togliti sta cagata. Possiamo andare che devo far benzina io, per favore? No, chiedo, per un amico. Dai, prendi la forbice, tagliali di piano. Beh, la miniatura, dai. La miniatura del video. Oh, non c'è più la miniatura. Ciao ragazzi, abbiamo girato un po' per Milano tutti insieme. Adesso è l'una di notte e andiamo a dormire. Domani è la nuova giornata e andremo per terre inesplorate. Adesso Nico, non so, non so dove sia, penso sia scappato da me. Perché ha paura, molta paura. The next day. Buongiorno gente, è mattina e Nico sta ordinando la colazione perché non ha voglia di uscire di casa, perché è uno scansafatiche, quindi stiamo ordinando qualcosa, però costa tanto, qua a Milano costano tanto le cose. Ciao Buddy, cosa ne pensi di questa giornata incredibile? Che facciamo? Incidente, muore solo Buddy. No, muore solo Buddy, sta guidando. Vabbè, quindi, andiamo dritti. No, no, gira. Quindi Buddy, ti voglio fare una domanda. Tu cosa ne pensi di Nico? Tu lo sai che in teoria mi stai distraendo la guida. Reato? Sai che non lo so. Non penso. Proprio un bel ragazzo. Siamo qui al centro commerciale a mangiare. Adesso. Perché state ridendo? Adesso vi mostrerò la faccia di Nico. Siamo da Starbucks, Marci e Nico stanno prendendo qualcosa da mangiare. Io sono qua che controllo tutte le cose che abbiamo preso. Abbiamo fatto un po' di shopping insieme. Poi andiamo a fare un giro, non so, per Milano. E stasera andiamo a mangiare, non mi ricordo dove. Vabbè, poi vi dico per bene dove andiamo. Lui e Marci. Per colpa di Nico mi è entrato il caffè nel naso. Non è vero. Perché praticamente ha detto niente, Loco sta dicendo una cosa e lui fa tua mamma. E mi ha fatto talmente ridere. Mi ha chiesto cosa c'è nel tuo Starbucks, tua mamma. Ciao ragazzi, stiamo andando a fare un giro sui Navigli insieme a Marci. C'è qua Nico, da dietro è più brutto del solito, non me l'aspettavo. Marci invece è splendida, luce propria, è davvero... No, mi sto inquadrando, sto inquadrando me stesso. Ci siamo fatti un aperitivo sui Navigli e il cameriere mi ha insultato perché ho deciso di prendere una coca il sabato sera. E quindi sì, mi ha insultato, mi ha detto, ma prenditi almeno uno spirito, e lui ha detto, e io, e lui, Loco, qui le patinette costano 4 euro, sei sicuro di avere abbastanza budget? No. Sì, no. Cioè... È completamente notte e noi stiamo andando a Montevecchia a vedere la vista dall'alto di tutta Milano.
non vedo nulla, potrebbe ci sono dei lampioni, però è completamente tutto buio, siamo immersi nel verde, gli altri stanno andando avanti, sono qua dietro in fondo, ho paura che adesso arriva un cervo, mi piglia in pieno e io muoio. Nel caso, se non vedete questo vlog, sono morto, se lo vedete sono vivo, quindi state tranquilli. È mezzanotte passata, io mi sono perso, non trovo più gli altri, saranno in giro da qualche parte, devo cercarli, dove cavolo sono finito, sono da qualche parte in mezzo al bosco, qua c'è la strada, qua c'è il bosco, quindi non so esattamente dove sto andando, quindi mi sono perso completamente. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta delle se ci dà la testa, dov'è la vittoria che voglia la chioda che scava di Roma, di Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia si desta nell'elmo di Cinque. Sono bloccato. No, no, paga. Ti prego. Questa è la morte. Se pronti alla morte, l'Italia che lo... Ciao ragazzi, sono le 2 di notte. Abbiamo girato un po' con Marci, adesso sono tutti andati a casa. È finita anche la seconda giornata, in realtà è già iniziata la terza perché sono le 2 di notte, cioè sono le 2 del giorno dopo. Però va bene, adesso noi andiamo a dormire, domani sarà l'ultima giornata a Milano. Terza e ultima giornata, io e Nico abbiamo appena finito di registrare un Q&A, ovvero un domanda e risposta con le vostre domande, che uscirà fra qualche giorno oppure settimana prossima sul canale. Nico, cosa ne pensi? Eh? No, uscirà e sarà incredibile. Rispondiamo a domande. Devi stare attento a questo armadio, lo sai? Anche a quello tipo devi stare attento. Tu devi stare attento anche a tutto. Devi stare attento alla tua vita. Rischi di morire. Devi dire un assassino. Tu hai un coltello in mano. Non è vero, in realtà. Però se posso prenderlo, qua guarda. Ecco, ora se vuoi ho. Tieni. Fatti vedere quel coltello. Una giornata caldissima. Due ragazzi che stanno cercando di andare a City Life. Però Nico non sa la strada. Ah sì, io voglio andare là sui gonfiabili, però sono troppo grande, non posso andarci. Compleanno, imbucati. Sì! Pulo solo loco, ma io mi conoscono. Ma magari ti mangiano. Siamo qua a City Life, finalmente ho convinto Nico a prendersi una piadina, perché lui Nico voleva andare da Alessandro Borghese, gli ho detto "Sai quanto costa? Tu volevi andare da Alessandro Borghese?" È meglio una semplice piadina che costa anche poco, anziché spendere 100 euro qua. Ma che qua costa tutto, costa troppo, Nico, dobbiamo risparmiare. Ragazzi, io voglio darvi un consiglio. Se voi doveste mai in un futuro andare in un viaggio con Nico, non lasciate a lui il navigatore, che non è in grado di capire dove bisogna andare. Ah, ho detto andiamo di là, no aspettati qua, siamo andati 4 volte avanti e indietro perché tu non sei in grado di capire dove. Come ultima tappa abbiamo deciso di andare al Duomo, siamo stati anche alla Rinascente. Abbiamo fatto tutti e 7 piani, non li ho manco contati. Abbiamo capito che non abbiamo un soldo, siamo scesi subito. Adesso cerchiamo una bella granita, poi ci toccherà salutarci e andare a casa. Siamo tornati a Milano Centrale e il nostro viaggio a Milano è finito. Tra poco Nico prenderà il treno, ci abbandonerà per sempre.
Nico saluta. Prende il treno e ci saluta per sempre. Tu sei Nico. E chi è io? Ah no, tu sei Raffaele. Saluta Raffaele. Ciao Raffi. No, tu sei Raffi, saluta gli altri. Ciao altri. Finalmente sono tornato a Bergamo. Questa vacanza di 3 giorni a Milano è finita. È stata davvero bellissima, mi sono divertito tantissimo, è stato davvero molto bello poter incontrare tutti i miei amici. È stata davvero un'esperienza fantastica. Anche questo vlog si conclude qua. Spero che vi sia piaciuto, non so come è venuto. Spero sia venuto bene, devo ancora editarlo. Fatemi sapere se in futuro volete anche altri vlog di altre mie avventure barra viaggi. Detto questo, spero che il vlog vi sia piaciuto. Io vi saluto, grazie a tutti per esserci stati. Ci vediamo in futuro con altri vlog. Ciao a tutti!